Sei tu. Allora, questo secondo intervento, questo secondo contributo che ci occuperà buona parte di questo tempo che rimane prima della conclusione, ha uno scopo, un obiettivo. Io e Roberto ci siamo incontrati per fare cosa? Per provare ad offrirvi un percorso, uno dei tantissimi percorsi possibili che fanno dialogare l'arte con il Vangelo di Matteo. All'interno di questo mondo gigantesco che è l'arte al servizio del Vangelo di Matteo, perché è un mondo gigantesco di contributi molto significativi, dovevamo trovare una via. La via che abbiamo scelto è quella liturgica. Quindi noi abbiamo scelto quelle che sono le festività o le ricorrenze che sono solo precipue di Matteo, e abbiamo visto come queste dentro l'arte hanno un riverbero incredibile. Ci siamo accorti, ed è il motivo per il quale facciamo questo focus specifico, che la liturgia si avvale a piene mani di uno scritto che non è canonico. Che cosa intendo dire? Intendo dire che nella tradizione del popolo di Dio, in quelle che sono le sue feste, la Chiesa ha riconosciuto valido anche un contributo che non era specificatamente riconducibile al Vangelo di Matteo. Prego. Da cosa partiamo? Vai. Allora, intanto il testo canonico Matteo nella Bibbia e il testo apocrifo sono due fonti indipendenti. Si parlano, ma non sono la stessa cosa, altrimenti non ne staremmo a parlare. Allora ci siamo detti, è importante ogni tanto che anche le persone imparino a dialogare con questi testi, soprattutto perché poi magari li vedono in un quadro. Magari c'è una festa e dicono, ma questa festa nei Vangeli dov'è? La vedrete tra poco, perché alcune festività sono proprio tutte nostre. Il testo di Matteo è un testo caro alla letteratura cristiana, alla lettura cristiana e alla letteratura cristiana in entrambi i casi, perché fin dai primi secoli è stato molto letto. Adesso vi provo a farne una mediazione. Avete già ascoltato che è pieno di discorsi di Gesù. È chiaro che il discorso si presta. Se vuoi sapere cosa Gesù diceva, apri il Vangelo di Matteo e trovi Gesù che dice. La mediazione sul Vangelo di Matteo sembra più un dettaglio, perché ti sembra che sia molto più chiaro, per esempio, del Vangelo di Giovanni, faccio un esempio, che invece ha tutta una simbologia, capite? Quindi il Vangelo di Matteo invece sembra molto chiaro, in effetti è così, però questa chiarezza poi va sempre interpretata. Inoltre, lo pseudo Matteo, che è l'apocrifo a cui facciamo riferimento, troviamo che è assai conosciuto. Due o tre indicazioni di questo apocrifo. Un apocrifo che compare, è un apocrifo datato alla fine del VII secolo, 650 d.C., quindi è un apocrifo piuttosto tardivo. Ma perché è così importante? Perché confluiscono dentro questo apocrifo due apocrifi molto antichi. Uno è quello che, diciamo così, universalmente è abbastanza conosciuto come Protovangelo di Giacomo. Per capirci, è quella letteratura che fa riferimento a Maria, alla nascita di Maria, a Gioacchino e Anna, la presentazione di Maria al Tempio. Cioè, noi abbiamo delle feste e delle ricorrenze che non attingiamo dal Vangelo. Ma i santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù, 26 luglio, no? Noi non li troviamo né in Matteo, né in Marco, né in Luca, né in Giovanni.
ma la tradizione della Chiesa, che fa tesoro di questi apocrifi, mai entrati nella lettura canonica, li conserva. Ecco perché la liturgia si arricchisce, capite? È proprio quello che vi volevo dire. Quindi lo Pseudo Matteo, molto conosciuto. Le particolarità. Vai. Intanto, questo ce l'avete qua, ve l'abbiamo già detto 4 volte, tanto lo risentite altre 4 volte. Quelli che vengono raccontati come racconti dell'infanzia di Matteo 1-2 e che già un pochino avete capito, non sono i racconti dell'infanzia di Gesù. Ok? Non c'è Gesù che fa, non c'è Gesù che briga. Tanto in Luca ci abbiamo Gesù 12enne, un sacco di gente che va da lui. Nei racconti dell'infanzia, cioè della parte che riguarda Gesù bambino, sono più altri che si muovono verso. I magi, per esempio. Nessuno di noi si azzarda a non metterli in un presepe, giusto? Eppure, se andiamo a leggere il testo di Matteo, ci accorgiamo che di per sé il presepe non solo andrebbe fatto, ma dovremmo attendere 1, 2, forse 3 anni prima che questi magoi, questi sapienti, arrivano in questa casa. Ma la grotta è nello Pseudo Matteo. Capite come le due tradizioni si sono mescolate? Da una parte entrano nella casa e trovano il bambino con sua madre, nell'apocrifo entrano nella grotta, il bambino è in braccio alla madre e salutano Giuseppe. Le due tradizioni, Matteo che dice alcune cose, l'apocrifo che raccoglie racconti, tradizioni, e quindi le due cose che vengono tenute insieme. Sì. Il giusto Giuseppe, non solo Giuseppe è giusto, ma noi abbiamo tutta una tradizione che Giuseppe era un falegname. Oh, là, e diciamocelo che faceva il legno. Noi abbiamo fior fiore di racconti che ci raccontano persino dove Giuseppe facesse il falegname e cosa gli piacesse costruire. Lo vedrete nell'arte, perché l'arte succhia da questi racconti praticamente il suo terreno di fondamento. La conclusione del Vangelo di Matteo. Matteo ha una conclusione originale, l'avete sentita, una conclusione stratosferica, non chiude il periodo terreno di Gesù. Io sono con voi, sempre, fino alla consumazione del tempo. Cioè, vi è una permanenza della sua presenza nella Chiesa. Prego. Invece, quali sono le particolarità? Vai, dello Pseudo Matteo. L'attenzione a Maria e alla sua infanzia. Di Maria viene addirittura raccontato quando Maria è ancora nella pancia, cioè siamo partiti da capo. Prego. Gioacchino ed Anna, questi due personaggi che diventeranno interpreti di scene artistiche memorabili, tra poco le vedrete. Ma benché sia un testo del VI secolo d.C., ve l'ho scritto a caratteri cubitali, l'apocrifo è letto come una lettura edificante. Benché non ci serva per i contenuti della fede, ci aiuta come lettura nell'edificazione, al punto che vi dico da questo testo dello Pseudo Matteo, cioè, ne tirano fuori addirittura il Libellus Nascite Marie, Sante Marie, no? Diventa addirittura un libretto, la parte dedicata a Maria, alla Vergine, a quella che viene presentata al Tempio, il suo sposalizio con Giuseppe. Tra poco lo vedrete. Grazie ad un apocrifo che viene letto, noi possiamo avere quello che Roberto sta per illustrarci. A questi testi va aggiunto un testo successivo ancora che attinge da tutti questi Vangeli che abbiamo detto prima, che sono apocrifi, e che è la leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Jacopo da Varazze, vescovo di Genova, domenicano, che nella seconda metà del 200 scrive una geografia di santi legati alla liturgia
del tempo. Quindi questo testo della Leggenda Aurea aggiunge alcune cose, no? Che ad esempio vi possono spiegano questo dipinto del Tintoretto, che è la presentazione della Beata Vergine Maria che si festeggia il 21 novembre. Come vi diceva Chiara, non sono in ordine della, non seguono l'ordine della storia, ma l'ordine liturgico nel quale queste feste si presentano. Quindi la prima immagine che vi presento è quella del Tintoretto. Nell'immagine voi trovate il testo del racconto. Quello che vi dico è in una dispensa che poi magari vi verrà distribuita quando se ne fate richiesta. Il testo è per l'artista una specie di cava, possiamo dire, una miniera, un punto dove trovare il materiale per la sua composizione. Che cos'è? Un gesto, un atto, una parola? 15 gradini. Questa scala del Tintoretto rappresenta 15 gradini e tutti i dipinti della Beata Vergine Maria, della presentazione della Beata Vergine Maria, hanno davanti una scala. Una scala che il testo dello Pseudo Matteo dice appunto di 15 gradini. E la Leggenda Aurea aggiunge: i 15 gradini corrispondono ai 15 salmi delle ascensioni, no? Quindi tutti i pittori si sforzano di fare questi gradini, ne fanno 15, non tutti, perché non tutti ci riescono, anche perché nella composizione del dipinto la scala è sempre un elemento piuttosto complesso. Il Tintoretto riprende una scala di Cima da Conegliano, un suo collega precedente, sempre veneto, e nell'ambito veneziano questa festività della questa presentazione di Maria al Tempio è molto frequente. Nel 400-500 la riproducono quasi tutti i grandi pittori, perché probabilmente la festa ricorda l'Oriente. L'Oriente è Venezia è la porta dell'Oriente rinascimentale, no? E quindi questa festa corrisponde al 21 novembre, una festa molto antica che nel mondo orientale è considerata una delle 12 feste dell'anno liturgico, la presentazione di Maria al Tempio. Invece da noi è semplicemente una memoria che Sisto V nel 1585 assumerà nel calendario liturgico. Quindi il Tintoretto naturalmente presenta come sempre questa scenografia di persone. Maria si dice che sale al Tempio da sola, senza bisogno dei genitori, e fra Maria e il sacerdote vedete questa punta che potrebbe essere una piramide che si trovava nel luogo Vaticano presso la tomba di Pietro, e che ricorda quindi la chiesa romana, no? Quindi fra il sacerdote con abiti ebraici, la fanciulla è questa punta del tempio che ricorda Roma. Andiamo avanti. Il 28 dicembre è la festa dei Santi Innocenti, una festa molto antica, una festività molto antica che trova in questa che è riportata appunto nel Vangelo di Matteo, no? E che si trova e che quindi ha questa sua anche questa viene riprodotta in tempi molto antichi, già nelle catacombe si trovano nel IV secolo si cominciano a vedere i primi esempi di questa rappresentazione. Poi naturalmente c'è sempre questo periodo di oscurità, no? Che è quello dove non si rapprese fino al 1000, e nel basso medioevo viene molto rappresentata fino al barocco e quindi io ho scelto questa immagine di Guido Reni, 1611, che presenta questa composizione molto, molto simmetrica, una composizione quasi teatrale dove le persone rappresentano come se fossero nell'ambito di una tragedia classica. Infatti si parla di classicismo del Reni, e la figura sulla quale si concentra si trova nella chiesa di San Domenico a Bologna. Non sappiamo le ragioni per cui questa
pala sia stata commissionata, anche perché il soggetto è piuttosto singolare, e ora si trova alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. La figura in ginocchio piange i suoi figli e può ricordare appunto questa profezia del profeta Geremia, un grido è stato Rachele piange i suoi figli perché non sono più, e quindi lo sguardo di questa donna con i figli morti a terra e gli angeli che danno la palma. Si parla anche di battesimo di sangue, no? Quindi della rinascita di questi innocenti. Beh. La fuga in Egitto. La fuga in Egitto noi la troviamo nell'anno A, nella festa della Sacra Famiglia, dell'anno A si rappresenta, si parla della fuga in Egitto. L'iconografia tradizionale è quella che noi abbiamo in mente, cioè dell'asino di Maria e di Giuseppe che vanno verso l'Egitto. Però dal 500 in poi si diffonde questa idea del riposo della fuga in Egitto, no? Perché la fuga in Egitto è lunga, il riposo della fuga in Egitto, dove Giuseppe fa sedere Maria ha sete, la palma si piega, no? per dare ombra, e quindi questo è tutto riferito nell'apocrifo, no? Che vi sottolineo. Ho scelto questa immagine molto celebre del Caravaggio, dove la palma diventa una quercia delle nostre pianure, il deserto diventa una specie di Val Tiberina, Maria in un tenero, no, abbraccio al bambino con l'angelo di spalle che suona una melodia che è stata individuata ed è della melodia di un artista fiammingo, Noël de Baldewin, di cui adesso ascoltiamo un pezzettino, o contemplando, no, questa scena. L'adorazione dei magi. 6 gennaio, questa è la festa dell'Epifania, festa che era stata anche abolita nel senso dal governo Andreotti, da un governo Andreotti, ed è poi stata ripristinata nel 1985 nella festività che noi vediamo. Dell'adorazione dei magi ci sono infinite scene, la più antica è quella delle catacombe, che ci viene è quella delle catacombe di Priscilla, dove ci sono queste figure, no, che sono di colori diversi, sono di figure di colori diversi, che adorano una Madonna seduta in trono. L'Evangelista Matteo non dice che era seduta in trono, e neanche lo pseudo Matteo, che dice però che il bimbo era in grembo alla madre. Allora, già da quell'epoca, Maria viene rappresentata sul trono, che mostra il bimbo ai magi che seguono una stella. Quindi l'attenzione, la scena è molto precisata. Quindi la Madonna in trono è una antica consuetudine che precede anche il Vangelo dello pseudo Matteo. Si fissa fin dall'inizio l'idea che Gesù, della Madonna in trono che presenta il Figlio. L'iconografia di questa rappresentazione, che è infinita, no? Perché nel Rinascimento diventa una serie di ritratti di famiglia, pensate a quelle dei Medici, no? alle rappresentazioni del Botticelli, di Leonardo, si modifica col pulpito di Niccola Pisano del Duomo di Siena nella seconda metà del 200, quando assieme ai magi compare il corteo, no? Allora i tre magi sono raffigurati con i cavalli, con no, i dromedari di Madian e di Efe, eccetera, no? Con il corteo che li segue. Andiamo. E il 19 marzo abbiamo la festività di San Giuseppe. La festività di San Giuseppe era una festività
è una festività che è stata soppressa, diciamo, e che ora non si festeggia più, non è più nel giorno in cui era stata fissata dal pontefice Gregorio XV nel 1621. La raffigurazione è quella del matrimonio di Giuseppe con Maria, una raffigurazione molto celebre, quella del Raffaello, che si confronta di solito con quella del Perugino, suo maestro, no? E che non è raccontata da nessuna parte. Cioè, si dice che Giuseppe, nello Pseudo Matteo, dice che Giuseppe deve essere pronto ad accogliere Maria come sua sposa, che non aveva intenzione, cioè, insomma, perché era un po' vecchio, no? E ce lo dice sempre lo Pseudo Matteo, dice: ma sono vecchio, come faccio? Allora il sacerdote dice: guarda bene che non ti succeda, no? Qualcosa di terribile. E allora lui dice: custodirò la sposa. Però il matrimonio viene raffigurato in questo modo dal Perugino per primo, perché in quel periodo, cioè alla fine del 1504, Perugia festeggia la costruzione della cappella di San Lorenzo, la cappella dell'uomo di San Lorenzo, del Santo Anello. A Perugia hanno il Santo Anello della Beata Vergine Maria, che che è in una cappella di un'altezza impressionante, che viene poi esposto, no? E quindi Raffaello e il Perugino si cimentano in questo episodio. La cosa interessante è che, interessante o quantomeno che ci lascia un po' perplessi, è che un signore molto ricco di Città di Castello chieda a Raffaello la riproduzione di un dipinto del suo maestro, quindi maestro 54enne, Raffaello 21enne, che il 21enne Raffaello accetta e naturalmente spiazza, no, il maestro, perché il fatto che il Tempio sia tutto intero invece che sia rappresentato a metà vuol dire molto, la prospettiva è tutta un'altra cosa, eccetera. Quindi è una pala che è un emblema del Rinascimento. La figura che voi vedete qua nell'angolo è la figura del giovane che non avendo potuto prendere Maria in sposa, spezza la verga, no? È una figura che si trova anche nell'iconografia di Giotto, che è il primo che rappresenta questa cosa, ma di cui non ho trovato traccia nei Vangeli. È una figura che, naturalmente, che però viene presentata all'interno di questi dipinti. La storia di San Giuseppe però non finisce lì, perché noi lo ritroviamo con il decreto di Pio XII del 1955 come santo protettore dei lavoratori. Era falegname, aveva gli attributi di falegname, quindi diventa la festa di San Giuseppe lavoratore, no? Che insegna a Gesù, no? L'arte del falegname, e si dice nello Pseudo Matteo appunto che faceva il falegname, che faceva giochi per buoi, arate, strumenti, letti grandi, eccetera. Quindi Annigoni nel 1962 viene incaricato dal priore della Basilica di San Lorenzo di Firenze di eseguire un dipinto in onore a San Giuseppe, perché la Chiesa, anche nella sua vicenda dall'Ottocento in poi, sente molto il lavoro, la crisi, cioè il problema dell'operaio, no? E quindi tutte le encicliche, la Rerum Novarum, eccetera, e quindi ne fa oggetto, oltre che come protettore della famiglia, come protettore del lavoro e quindi custode dei lavoratori. E il 26 luglio abbiamo i Santi Gioacchino e Anna. Santi Gioacchino e Anna, che sono quelli di cui ci parlava prima Chiara, e che vengono rappresentati nel momento, vai avanti, dell'incontro alla Porta Aurea. Quando vi dicevo prima che il gesto del racconto è una miniera, no, che il pittore trasforma in un'immagine, no, quando dice: gli corse incontro, si appese al suo collo rendendo grazie, dicendo, no, ero vedova, no, e quindi questo tenerissimo abbraccio, no, fra i due anziani sposi alla Porta Aurea, che era la porta di Gerusalemme, una delle più antiche, dalla quale tradizionalmente doveva passare il Messia quando sarebbe arrivato, dalla quale entrò
Gesù quando fece l'ingresso in Gerusalemme e che fu poi chiusa da Solimano, no, per impedire che passasse il Messia. Alla Porta Aurea, all'incontro della Vergine, cioè di Anna, Gioacchino con le ancelle, e questa figura nera che rappresenta probabilmente la vedovanza precedente, no, dello stato di vedovanza, secondo alcuni la sinagoga, che è però un simbolo, no, che nella Cappella degli Scrovegni, siccome è un linguaggio molto narrativo, no, non sarebbe indicato, però insomma è una vedova, no, che sta davanti alla porta e che, come dire, significa in qualche modo il precedente stato di Anna. Andiamo avanti. La Natività di Maria, 8 settembre, è descritta nel Pseudo Matteo con una frase. Non si descrive nulla della Natività. Si sa come avviene. E quindi il Pietro Lorenzetti, uno dei pittori morti con la peste del 1348, la raffigura in questo interno, no, che con tre, in questo trittico, no, che presenta da un lato la stanza di Maria, la stanza di Anna, che ha partorito con le levatrici che lavano la bambina, e di fronte alla porta, come sempre, un padre che attende la nascita della figlia, no, il vecchio Gioacchino che viene informato della nascita della Vergine Maria. Non c'è bisogno di raccontare, una natività avveniva così, e quindi questa frase è semplicemente raccontata all'interno di un interno del 300, no? Molto ricco, e anche molto dettagliatamente descritto, con i pavimenti, eccetera. Andiamo avanti. E l'ultima immagine è quella della Cappella degli Scrovegni, 1303-1305, dove le storie di Gioacchino e Anna della Beata Vergine Maria sono raccontate per intero, seguendo appunto il testo dello Pseudo Matteo che vi dicevamo prima. Quindi, come se fosse un fumetto, la parte alta delle storie della Cappella degli Scrovegni, da un lato presenta appunto Gioacchino fra Gioacchino ed Anna, con tutte le apparizioni, no, fino all'incontro con la Porta Aurea, e la storia della presentazione di Maria al Tempio, delle verghe, di Giuseppe, no, e del matrimonio di Maria e delle ancelle che l'accompagnano alla sua casa. Anziché presentarvi un unico autore, abbiamo preferito seguire più fonti di ispirazione, più modelli, no, che possano far vedere, come, che spero che vi abbiano fatto vedere, come questa arte nei vari periodi rimescoli, no, il testo, rimescoli gli elementi di questi racconti, presentandoceli sempre in un modo nuovo. Allora diceva San Giovanni Damasceno, no, che è un difensore delle immagini, che se tu vuoi far vedere a un pagano, spiegare a un pagano la tua fede, portalo in una chiesa, fagli vedere le immagini, perché attraverso le immagini si riflette una luce che viene dall'altra parte, che quindi può illuminare, servire per illuminare un cammino, quantomeno aiutarlo. Grazie. Allora, questo percorso aveva proprio questo scopo, far capire come i testi canonici o apocrifi sono comunque davanti a noi, così come lo sono per un artista. Il rapporto col testo è per l'artista una risorsa che avvicina mondi differenti. Con Roberto ci chiedevamo: ma per quale motivo tu, che hai un sacco di soldi, dovresti chiamare un artista a raffigurare la strage degli innocenti? Il committente, già scegliendo quel soggetto, fa dialogare probabilmente il suo mondo interiore, forse una sua sofferenza, non lo sappiamo,
ma certamente in una scelta di campo. Vorrei che fosse dipinto questo. Fa dialogare il mondo del committente, il mondo dell'artista e il mondo del testo. Questo triangolo non sempre ce lo abbiamo a portata di mano, ma in realtà è un triangolo che diviene un quadrato, perché il quarto lato siamo noi che guardiamo quell'opera. Quindi, mentre leggiamo il testo semplice, siamo noi e l'autore del testo. Quando guardiamo un'opera d'arte, siamo noi, il committente, l'artista e il testo. Ecco, questo è da questo contributo che ci torna indietro l'importanza di questi testi, anche se non sono canonici. Poi all'interno della liturgia, laddove c'è una celebrazione, una santa messa, il testo del Vangelo che verrà letto ovviamente sarà quello che è ritenuto più appropriato tra quelli canonici, ci mancherebbe, ma la festività attinge da quest'altra fonte e fa ricchezza. È una cosa sulla quale che mi è particolarmente cara. La questione legata alla canonicità è una questione che è legata all'identità di una comunità. Coloro che si sono ritrovati e riconosciuti in quella tradizione e che l'hanno conservata. La liturgia ci mostra una libertà grande di approccio al testo, sacro o apocrifo, molto bella. Una tradizione che ha dialogato col mondo, ha saputo fare tesoro di ciò che era buono. Questo contributo vorrebbe dare questo slancio anche a noi, che magari siamo più affezionati a questo testo o a quell'altro perché lo conosciamo meglio. Magari è un invito anche ad aprire qualche altro testo, a riconoscerci dentro qualche cosa che è buono. Mi spiego meglio e così ci chiariamo. I Vangeli dell'infanzia di Gesù, quelli di cui vi parlavo all'inizio, i Vangeli dell'infanzia di Maria, lo stesso Pseudo Matteo, di cosa hanno bisogno? Il Vangelo dell'infanzia, per esempio, di Tommaso, quello che ha scritto Tommaso, è quello tradizionalmente riferito a lui, che è un apocrifo della fine del secondo secolo, che lo Pseudo Matteo conosce perché qualcosa prende di lì, è un testo bellissimo. Perché? Perché siccome c'erano eresie che già cominciavano a circolare, tipo gli adozionisti, no? Quelli che dicevano che insomma Gesù era Dio a pezzi, ma non sempre, cosa fanno? Scrivono, per esempio, di quanto lui fosse potente in opere, già da quando era piccolino, soffiava dentro un uccellino di Creta e quell'uccellino volava via. Ora, è chiaro che alla nostra fede non porta nulla in più rispetto a sapere che fosse vero Dio e vero uomo, ma per il tempo quel racconto, quel testo, aiutava a combattere vere e proprie eresie, capite? Cioè, questo è l'approccio con il quale leggiamo i testi, entrare in dialogo con quel mondo che li ha generati. Così il prodigioso, lo strabiliante, il miracolistico, questa Maria piccolina che appena tolto il latte, dice lo Pseudo Matteo, lo diceva già il protovangelo di Giacomo, appena svezzata sale gli scalini, non si gira neanche indietro, non la guarda neanche sua mamma e suo babbo, entra nel tempio e chi si è visto si è visto, no? Quasi una bimbetta vuole sottolineare quanto fosse dedita al Signore. Ci siamo? Che poi è la stessa cosa che per noi è dato per scontato come oggetto di fede. Quindi questo contributo serviva a spaziare il più possibile e a provare a pensare in maniera ancora più aperta a questi testi, d'accordo? Per cui avete già capito che la questione legata ai magi e la questione legata agli eventi della nascita sarà per Matteo funzionale a farci capire qualcosa. C'è una strage, c'è una fuga in Egitto e quindi questo inizio di vita di Gesù è un inizio tribolato, è un ricercato speciale, ci sono segni eclatanti che addirittura i pagani riconoscono, la stella, addirittura per lo Pseudo Matteo la stella
entra dentro, si posa sulla testa del bambino. Avete in mente voi se una stella dal cielo si posasse sulla testa di una persona, ecco, per dire. Però, ecco, tutte le volte che guardiamo le nostre stelle comete, che noi posiamo sulle capanne o sulle grotte dei nostri presepi, ricordiamoci da dove vengono queste tradizioni, facciamone memoria, spieghiamolo a chi ci sta intorno, se lo conosciamo. E se non lo conosciamo, prendiamoci 5 minuti e apriamo questi testi e leggiamolo. Così sappiamo anche dire perché mettiamo la stella cometa esattamente sopra la capanna e non rischiamo di incendiare nulla. Perfetto. Abbiamo voluto concludere con una cosa che non è di per sé liturgica, ma è la cosa di cui abbiamo parlato finora. Questo finale straordinario del Vangelo di Matteo, che non è un finale perché mi verrebbe di dire, se uno leggesse bene il Vangelo di Matteo non finisce mai, perché se lui è con noi tutti i giorni fino alla consumazione del tempo, noi siamo in quel tempo. Sì, questa è un'immagine di un pittore moderno, diciamo così, dell'età degli impressionisti, un po' più tardo, insomma è un pittore di Magyar, ungherese, no? Che raffigura questo discorso della montagna in una specie di, in una campagna molto verde, con le persone adagiate per terra, non sono persone in abiti antichi, ma sono persone del suo tempo, no? Con bambini e donne, uomini, no? in questo verde, no? Che è il verde di questo prato che ha sul limitare un bosco, e Gesù seduto in primo piano che racconta, no, in questo senso che parla, no, che fa il discorso della montagna, no? E quindi questo però può evocare anche una presenza continua, no, di Gesù in mezzo a noi, no, che siamo rappresentati da quelle figure, no, che stanno intorno alla sua persona, isolata, no, in un campo verde, no? Ho trovato che questa immagine fosse molto suggestiva proprio per rappresentare questo sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, no?